Ciao ragazzi, bento a questa nuovissima recensione, nuovissime penne, Legare Milano estive. E sì ragazzi, ho scoperto in anteprima assoluta, perché non sono ancora uscite sul sito, che sono uscite le nuovissime penne della Legare Milano estive. E infatti, proprio per evitare che succeda fosse accaduto quello che è successo ad Halloween, ovvero che ho usato troppo e alla fine non ho più voluto prendere, ho fatto che prenderle all'istante, così potevo prendere subitissimo e non rimanevo senza come quella volta ad Halloween. E adesso le andiamo a scoprire insieme. Prima però di mostrarvi le penne legali, ragazzi, vi mostro due fantastici set di sticky notes da 1 euro presi da Primor, perché il centro commerciale di Grugliasco ha anche Primor, questa forma in spagnolo, però un sacco di sticky notes, e quando li fate nuovi e li fate vicino li prendo sempre, costano solamente 1 euro, per questo ho speso ben 2 euro, ma sono super belli, li andrò subitissimo ad aggiungere alla mia collezione. Questo e quest'altro super belli della Floreale, carissimi, se li trovate vi consiglio, sono veramente bellissimi. Ma adesso passiamo alla parousia del video. Loro, ragazzi, le nuovissime, proprio nuovissime penne della Legami estive. Il prezzo è classico, come tutti quanti gli altri di media, quindi 5,95. E i personaggi però sono diversi, sono tutti quanti a tema marino. Abbiamo Nemo, la mia preferita in assoluto, che scrive nero. Abbiamo lo squaletto dalla tartaruga marina, che scrive turchese, e poi abbiamo il cavalluccio marino, che scrive viola. Tre personaggi marittimi super super extra mega belli. Mi strapiacciono ragazzi, questo nuovo set è stato della gara, mi strapiace. Tema marino, super carino, e anche i colori sono bellissimi, viola, nero e turchese, super super mega belli. Ma la mia preferita ragazzi, tra tutte e tre, è questa qua, Nemo. Poi c'è scritto, in cappuccio blu c'è scritto Ride the Waves. In quella di Nemo c'è scritto, nel pesce pagliaccio c'è scritto Never Stop Exploring, non smettere mai di esplorare. E invece nel tartaruga marina c'è scritto Free as the Ocean, sii libero negli oceani. Guardate quanto sono belli ragazzi, mi strapiacciono. Io sono super mega contento quando la Legami fa i nuovi set di penne, perché io li conosciamo tutti, perché le Legami rendono Lego, mi rendono sprezzanti, mettono allegria, sono veramente belle. Ve le straconsiglio se le trovate, recensione più che positiva. Le andrò subitissimo nella mia collezione e vi consiglio anche se volete di affrettarvi, perché non rimanete il mio tesoro di Halloween, perché saremo solamente senza. O aspetto una settimana quando erano uscite e non c'erano più, nessun Legami, non c'erano più, quindi vi consiglio di prenderlo subitissimo, perché mi sono molto impegnato, ragazzi. E che dirvi, recensione super promossa, super belle. Io non posso far altro che consigliarvele e di affrettare a prendere se volete, perché mi sono in fretta. Niente. Che dirvi, fate sapere nel commento quale penso vi è piaciuta queste tre penne. Quella sua preferita, se volesse essere Dolce Marino, Nemo oppure Tartaruga Marina. Niente, se vi piace mettete like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo. E lo sono di ragazzi.